devo essere straordinariamente legittimo, ma per idiozia, facevano atti sessuali fra di loro. Ora, io voglio dire, questa condizione di una sessualità disintegrata, depravata, oggi ci sono delle cose pazzesche. Noi abbiamo dovuto assistere a Parma. Quando hanno ammazzato Tommy, il bambino, a proposito di computer, la commozione di una nazione a piazze colme, no? Per il dolore certamente dei padri, dei parenti, i famosi file di cui tu parli, 320 di servizi a bambini, dove erano? In casa, se permetti, da spirito critico. Per quale ragione? Spirito critico. Per quale ragione poi i padri della Chiesa intervennero? Perché, vedi, tu hai parlato di donne, nessuno ha tolto dai capitoli che sono Porta dell'Inferno, Basilisco Feroce, che era un serpente che bloccava, ti bloccava e potevi morire. Testa della Gorgona e Porta dell'Inferno. L'ha cambiato? A qualcuno ha tolto questa definizione? No. Per quale ragione si è demonizzata la donna alla fine di quell'impero maledetto? Perché l'attrazione rinascesse verso il diabolico. Questa è la realtà. Poi se uno si vuole inventare sopra, può dire quello che vuole. Quindi dall'osservazione della donna che legge si arriva a degli orrori della storia, dell'imbecillità della storia che sono ancora le fondamenta del nostro vivere. Questo voglio dire. E questo è un ragionare, molto più che ragionare sulla classicità del bembo oppure che ne so. Però bisogna anche dire che a proposito pur sensibilismo, il signor Dante, perché Dante è stato cacciato, le spoglie di Dante dalla cattedrale di Ferrara, ci sarà una ragione stupida. Il Papa credeva che Dante avesse fatto una fattura contro di lui a questo punto, perché Dante sul Po, dove c'era la tradizione, lei ha letto molto bene la poesia, è stata anche chiesta da lei, del parmigianino che dà il suo zio. In quella linea alchemica Dante era lì che si fermava, era lì che si fermava il signor Petrarca e angelicava le donne e scriveva un diario sessuale che si trova all'Hôtel di Parigi, dove annotava le scopate che faceva. Cioè, secondo me bisogna arrivare a superare le barriere del formalismo scritto per arrivare alla sostanza delle cose, che è elementare, ma che è atroce. La grande scoperta è questa, assolutamente questa. Tu mi dici, queste poesie scritte sulla cosmologia, io ero all'indice, perché? Non perché io avessi descritto delle orgie pazzesche o degli atti sessuali, no, ero all'indice perché ho scritto delle poesie cristologiche, la crudeltà. Avevo detto, andando a Gerusalemme tu vedi Cristo con i suoi fratelli oppure con una donna, eccetera, ho scritto delle poesie, ero all'indice. Bene, Paolo VI, stato grande Papa, mi passa dall'indice e mi chiese per la prima volta, e in questo libro qui, di scrivere un poemetto su di lui per i suoi 75 anni. Anche lì, ecco. Ora, io l'ho scritto, è uscito nell'Osservatore Romano, che era stata la prima volta, e è nata anche un'amicizia. E mi ricordo quando si parlava, noi il Papa lo vediamo sempre di qua dalla piazza, è un'emozione pazzesca parlare al di là, nella stanza che dà la finestra dà sulla piazza. Parlava dei problemi della cosmologia. Sulla base, dico, delle lettere di Einstein e altre cose, cioè di confrontarsi con una realtà che sta a pochi chilometri di distanza. Non si è fatto mai. Cioè, io mi chiedo come è possibile, da parte di un Papa di oggi, che si occupa di aborti, di donne, di bambini, non si sa se metti fuori, metto dentro, no? Come ha fatto a eliminare il limbo da un giorno all'altro?
credi nei canoni o non ci credi affatto. Ha eliminato il limbo. Ora, sul limbo si è impostata tutta una credenza di miliardi di bambini che non sono riusciti ad arrivare alla fine della loro gestazione. Niente, nessuno ha badato a nulla. Nulla. Stanno avvenendo dei fenomeni incredibili e nessuno ci bada. Ecco perché, secondo me, questa è una delle sedi in cui dibattere questi problemi. Perché poi scopri che è l'acqua calda. È l'acqua calda che ti brucerà. Basta con gli incontri letterari in cui fai le varianti di Luzzi. Sì, vabbè, ma però prima di quelle ne vengono altre. Ne vengono altre. Vengono i crimini dell'editoria oggi. Vedi i propri crimini. O no? Ecco sì. La castrazione della possibilità di un autore d'uscita. Mi auguro che lei esca bene, se ha un libro da far pubblicare. Ma è criminale la situazione, si salvano solo due case editrici. Gli altri creano casi rispetto ai quali i cloni sono niente. Non sono niente, perché se una cosa, voi prendete un libro, non so, a Rabai lasciamolo stare, ma a caso scegli un nome. Céline. Allora, se tu parti con l'idea che il libro di Céline, non dico Viaggio al termine della notte perché è ultra noto, ma da un castello all'altro, no? Se tu parti con l'idea che quel libro è una merda, quel libro apparirà una merda. Oppure se tu parti con l'idea che quel libro deve essere un capolavoro editoriale, lo sarà, sia pure temporaneamente. Scrittori di un libro solo, scrittori che non hanno un mondo. Scrittori che se hanno un successo o scrivono pochissimo oppure si buttano a una vanteria totale. Quello che io non mi riproverò mai, perché non l'ho fatto, è che quando i miei libri hanno avuto successo come altri non hanno avuto, ho continuato per la mia strada. Dopo La Califfa e Questa Specie d'Amore, io ho scritto Il Viaggio Misterioso, che era un libro che non poteva avere un ascolto vastissimo. Io vedo oggi dei casi creati che fanno orrore, perché non ci sarà niente dopo quello, e ogni anno devono clonare un autore. Beh, ma questo è non è nemmeno dittatura. Dico, i metodi di Pinochet applicati alla cultura. Ecco, è questo il punto. Non so, ma si va a un'ampiezza di problemi fatta di elementarità. Era questo che... Ma no, non è voglio dire che la tua mente, la tua formazione sono vicini a questo tipo di dialettica, però bisogna che abbia un corso, che abbia delle stime e basta. Cioè, una persona dice delle cose che può dire agli altri. Se poi agli altri interessa, è importante. Se non interessa, a me, va, si giustifica, lo presenta qui. Cosa fa allora? Dica. Legata alla sua esperienza in cui vede questo dramma che lui ha oggi, che l'ha raffigurato, c'è una speranza rispetto alla loro lingua di cultura, sulla cultura che dovranno avere rispetto alla nostra occidente? Che cosa ha trovato che condividesse tra questi mondi occidentali, la nostra cultura sulla psiche occidentale e la loro? Può aiutare. Ma non credo, guardi, bisogna capire qual è la cultura, non tanto dei tibetani, perché si parla molto di Tibet, in realtà questi personaggi, le loro strutture.